Buongiorno, continuiamo con la maratona di interviste. Siamo qui in uno degli showroom di moda italiana più famosi a Mosca, Galleria Carioni. Siamo qui con l'amico Claudio, che ringrazio per la disponibilità che mi ha dato per dedicarmi questi 5 minuti. E, Claudio, come ti dicevo, ho iniziato un po' un percorso di formazione per migliorare un po' il mio business. E, ho deciso di partecipare a un coaching. E uno dei compiti, diciamo, a casa è quello di fare delle interviste a dei businessmen di successo in Russia. E quindi ti ho chiesto appunto di trovare 5 minuti per me, ti ringrazio. Volevo chiederti come hai deciso di aprire il tuo business in Russia? Beh, innanzitutto volevo prendere una nota positiva, spendere due parole positive sul fatto che ci si rimette sempre in gioco e quindi si approfitta dei nuovi sistemi, diciamo così, di apprendimento, ma anche poi di promozione e di penetrazione nel mercato che sono messi a disposizione oggi da questo Perfetto. strumentissimo essere l'internet. Come ho cominciato? Io sono arrivato dall'Italia, ero l'ultimo incarico che avevo in Italia. Era di presidente del gruppo Abete Nord, Abete era il vicepresidente di Confindustria Italia in quel momento. Sono arrivato qui per fare delle consulenze, poi in realtà questo paese offriva talmente tante, diciamo così, opportunità che le stesse società per le quali sono venuto a fare consulenza mi hanno sostanzialmente incollato ad una sedia. 2 o 3 anni di lavoro per conto degli altri, poi diciamo, ho aperto un'agenzia di viaggi. In quel momento, perché un'agenzia di viaggi? Perché c'era questo flusso, chiamiamolo, questa voglia di conoscere l'Italia da parte di questo immenso Popolo russo. stato dove praticamente la gente difficilmente riusciva a varcare i confini e quindi ho incominciato. Da lì, diciamo, anche dalle pratiche che si facevano allora per i visti, eccetera, ho potuto vedere quanto flusso c'era per gli acquisti che venivano fatti in Italia di prodotti inerenti al settore della moda. Quindi stiamo parlando di scarpe, calzature, abbigliamento, accessori, eccetera. E da lì è nata un pochettino l'idea che inizialmente si è concretizzata con una showroom di calzature, penso di essere stata forse la più grossa showroom di calzature per qualche anno, negli anni, a cavallo degli anni 90-2000, e praticamente chiaramente partendo da una base che erano appunto questi documenti che i clienti portavano per fare diciamo così, i loro visti e quindi le fatture di acquisto in Italia. Guarda, Faccio? qual è sta? Ah, non è disposto. E quindi praticamente diciamo riuscire a canalizzare meglio, diciamo, a capire già in partenza quelli che potevano essere i diciamo, clienti che potevano essere indirizzati verso Quindi l'acquisto è di partito calzature. da delle informazioni, dei documenti che avevi tra le Esattamente. mani. Perfetto. Dopodiché la naturale evoluzione, insomma, tu parti sempre da quello che ti sembra la cosa più facile per poi comprendere che insomma in realtà la calzatura è un accessorio dell'abbigliamento, del vestito e da lì si è cominciato a costruire E quando qualcosa di. esattamente hai iniziato? Allora, con l'abbigliamento ho incominciato esattamente, ho fatto un anno propedeutico di apprendimento perché non sapevamo assolutamente niente. E quindi nel 2004 abbiamo preso un paio di marchietti Ho così, giusto capito. per fare un po' di confidenza con le terminologie, anche perché il mio personale evidentemente si era occupato di turismo, eccetera. Ho E, capito. quindi, insomma. E poi nel 2005 abbiamo incominciato diciamo, ad avere concretamente dei marchi di interesse. Bene, e ti ricordi come hai guadagnato i tuoi primi 100.000 rubli con questo business? Ma partendo appunto dal fatto di avere comunque una base teorica di clientela, non è stato difficile guadagnare i primi soldi perché, diciamo, tutto sommato il rapporto di fiducia che è necessario avere qui su questo mercato, con la tua clientela, soprattutto se è una clientela spezzettata, come può essere quella del multimarca. È chiaro che questo rapporto di fiducia si traduceva anche diciamo così, nella possibilità che ti veniva data di offrire loro un prodotto che tutto sommato nemmeno conoscevano.
Quindi per è stato cui semplice, se vogliamo. È stato relativamente, direi semplice ancora, perché ancora nel 2005 c'era la possibilità comunque di poter, diciamo, cavalcare comunque una crescita che era stata un po' frenata dalla mini crisi del 2004, ma che tutto sommato comunque consentiva ancora degli accessi al business, tutto sommato. Quindi i clienti come li trovavi esattamente? Adesso, come oggi posso affermare che sono un po' spenti, un po', come dire, preoccupati. Allora erano comunque euforici in termini napoletani, se vogliamo, e quindi, diciamo, euforici a prescindere. Ho capito. Questo non era molto bello, non era molto positivo, ma serviva tanto a noi. Cioè, loro cercavano te, in pratica. Sì, esattamente. Okay. E ci ha servito anche per superare quella che in Italia e in Europa è stata la famosa crisi del 2008, che qui, per quanto ci riguarda, invece, tutto sommato, nemmeno l'abbiamo quasi sentita nel mio settore. Ti ricordi qualcosa di particolarmente difficile e facile dell'inizio attività? Le difficoltà maggiori sono state quelle un po' burocratiche, anche se devo dire che noi abbiamo sempre trovato una grande collaborazione negli organismi, parlo soprattutto delle certificazioni, GOST che c'erano allora, eccetera. Tutto sommato abbiamo sempre trovato, direi, una collaborazione interessante. Non abbiamo mai avuto niente di coercitivo, niente di particolarmente, certo. Le regole del gioco bisogna impararle a memoria, chiaro, e seguirle, come sempre. E cosa consiglieresti a chi volesse iniziare un'attività simile alla tua oggi? Oggi chiaramente, oggi 2015, siamo lontano anni luce dal 2005, quindi soprattutto dal 1999, quando ho aperto, sì, questa società. Cosa consigliare? Innanzitutto, se parliamo di un imprenditore che deve venire a presentare il proprio prodotto sul mercato, primo si deve rendere conto se il suo prodotto serve a questo mercato, chiaro, così com'è. Non è necessario, non è sufficiente avere una collezione di abbigliamento per venire qui a venderla. Non siamo più nel 2002, 2003, 2004, dove questo qui lo spacciavi, questa è una penna, la spacciavi per una scarpa, c'era chi la comprava e poi diceva, ma è una penna, va bene, la vendo lo stesso. Sono cambiati i periodi. Qui i periodi sono veramente cambiati. Questo qui è il mio primo ordine, non so se riusciamo a vederlo, è il primo ordine che ho fatto di calzature. È un ordine di 2.264.400 lire ed è stato fatto esattamente il 25 luglio del 2000 ed era il primo ordine di calzature che ho fatto. E quindi, diciamo così, quindi per tornare a che cosa consigliare, prima rendersi conto che il prodotto vada bene, se no si buttano via, sì, tempi e denari. Secondo, per vedere, cioè, il prodotto di abbigliamento di partenza va bene, sì, bisogna capire che il Caucaso non vuole le maniche, che vuole le maniche, che quell'altro non vuole lo scollo, tutte queste cose che evidentemente bisogna imparare sul studiare mercato. Non bisogna mai, di primo acchito, a mio modo di vedere, affidarsi ad una struttura tipo una showroom, perché a meno che sia una showroom di fiducia, sì, che abbia proprio nel DNA, come con un po' di falsa modestia abbiamo noi, che è proprio quella di capire il prodotto e di andare subito a colloquiare insieme allo stilista per cercare di non far fare una collezione per la Russia, questo è un altro errore che fanno in molti, ma semplicemente per, chiamiamolo così, dare delle chance con i cosiddetti sviluppi sulla carta, quindi possibilità di comprare senza maniche, con le maniche, chiaro, eccetera, diversa lunghezza, più flessibilità sul prodotto. Poi è chiaro che oggigiorno non siamo allo stato pionieristico, oggi la Russia è più strutturata, oggi, sì, devi farti un'azienda immediatamente, l'azienda chiaramente deve viaggiare secondo dei canoni che magari 10 anni fa erano un pochettino più, come fluidi, dire, fluidi, mi piace il suggerimento, ti ringrazio. Però ecco, vengono in molti perché io penso che più siamo e più ci sono chance, e non sono quelli che pensano che meno più concorrenza, migliore. No, assolutamente, okay, perché oggi la concorrenza è sfrenata anche da parte della Cina, anche qui si comincia ad accettare il prodotto cinese, sta succedendo quello che negli anni passati è successo in Italia, e cioè che prima il prodotto cinese veniva ripudiato, poi il problema di tasca è diventato buono. Esattamente.
Bene, bene, Claudio, ti ringrazio e mi permetto di consigliarti, anche se tu, diciamo, hai un'esperienza consolidata sul campo, se hai tempo e voglia di guardare Andrea Palabellum su YouTube, troverai una serie di consigli pratici, vedrai come si ricevono nuove idee, nuovi stimoli, anche come migliorare la vendita, quindi così, diciamo, io sto traendo vantaggi concreti e quindi mi sento di trasmettere queste informazioni, quindi appena avrai Ti tempo di ringrazio. dedicarti, puoi o Sicuramente, magari sui webinari, sì, poi mandami tutti i riferimenti in modo tale che io più che possa altro magari aggiornarmi. per te e per i tuoi Sì, collaboratori per poi certamente. migliorare le vendite nei momenti di crisi. Ringrazio Claudio, buona Grazie a giornata, da voi. Sidania. Grazie.